A milioni di chilometri di distanza dalla Terra, dopo un viaggio nello spazio profondo durato circa 7 mesi, la missione Mars 2020 sta avvicinando sempre più la fantascienza alla realtà. Il 20 aprile del 2021, a circa 60 giorni dall'atterraggio su Marte, una strumentazione sperimentale a bordo del rover Perseverance, battezzata dalla NASA MOXIE, sta compiendo un esperimento straordinario: produrre ossigeno su Marte. Ma com'è possibile? E come può questo piccolo strumento, non più grande di un tostapane, riuscire in questa impresa? L'atmosfera di Marte è composta per il 96% da anidride carbonica. L'anidride carbonica è composta da un atomo di carbonio e due di ossigeno. MOXIE è in grado di separare gli atomi di ossigeno dalle molecole di anidride carbonica, riuscendo così a produrre ossigeno utilizzando l'atmosfera marziana. La prima produzione di ossigeno è stata abbastanza modesta, circa 5 grammi, che potrebbero fornire ossigeno ad un astronauta per circa 10 minuti. È stato solo il primo test. Il processo di produzione sarà ripetuto almeno altre 9 volte nei prossimi 2 anni, ma è comunque un fondamentale passo. MOXIE ha dimostrato di essere in grado di portare a termine la procedura dopo un viaggio nel cosmo a milioni di chilometri dalla Terra. L'ossigeno non è fondamentale soltanto per garantire la presenza dell'uomo su Marte, ma è fondamentale anche per permettere a futuri uomini o missioni di poter lasciare Marte e fare ritorno sulla Terra. Per uscire dall'atmosfera di Marte, i razzi hanno bisogno di propellente, e il propellente ha bisogno di ossigeno. Circa 25 tonnellate, calcolano gli ingegneri della NASA. Riuscire a produrre ossigeno su Marte significherebbe non dover trasportare tonnellate di ossigeno sul pianeta, ma produrle direttamente su Marte. La piccola produzione di ossigeno da parte di MOXIE non è che un inizio, ed ha comunque il primato di essere il primo strumento dell'uomo a produrre ossigeno fuori dalla Terra. MOXIE ci dimostra che è possibile trasformare materiali presenti su pianeti ostili alla vita e convertirli, permettendo all'uomo di vivere sfruttando elementi presenti in loco. È un piccolo primo passo verso la colonizzazione di Marte, che potrebbe essere l'inizio di un meraviglioso e lungo viaggio.